Si parte da un esperimento mentale per raccontare il romanzo della fisica quantistica. C'è di mezzo un gatto, scopriremo meglio perché a scrivere questo lavoro è una fisica, appunto, che scrive libri e porta i suoi libri in teatro. Gabriella Grayson è il nostro ospite per questa puntata di Eureka Street, la via dei libri, una strada delle idee su Rai News 24. Cominciamo proprio dal gatto che fortunatamente, a dispetto delle intenzioni del titolo, lo diciamo per rassicurare, non verrà ucciso. Il gatto fa parte dell'esperimento mentale di Erwin Schrödinger. Erwin Schrödinger era il fisico del XX secolo che insieme agli altri ha creato la fisica quantistica. Lui ha pensato a questo esperimento mentale, non reale, fattibile solo nel laboratorio del cervello, insieme ad Albert Einstein, in uno scambio di lettere tra i due. Insieme si volevano contrapporre alla nascente teoria ortodossa della fisica quantistica che stavano creando Niels Bohr, Werner Heisenberg e quelli della scuola di Copenaghen. Schrödinger si chiese cosa succederebbe se mettessimo un gatto in una scatola insieme a un veleno mortale e un nucleo atomico radioattivo. Il momento in cui il nucleo atomico radioattivo decade è un momento in cui non sappiamo con precisione quando avviene. Sappiamo solo che avviene dopo un certo intervallo di tempo. Ecco, quando avviene, il sistema innesca il veleno nella scatola e il gatto muore istantaneamente. E Schrödinger dice, insieme ad Einstein, fino a quando non guardiamo dentro alla scatola in che stato si trova il gatto, è sia vivo sia morto allo stesso tempo. Invece Bohr e Heisenberg dicevano che invece siamo noi che influenziamo il risultato quando apriamo la scatola. E da qui il titolo del mio romanzo, Ucciderò il gatto di Schrödinger, perché questa contrapposizione poi è andata avanti per anni e io mi sono schierata dalla parte di Schrödinger perché racconterò anche lui all'interno del romanzo. La protagonista del libro è una ragazza, si chiama Alice, ha 28 anni, una giovane donna. Cosa impara dallo scienziato? Alice è in pieno cambiamento, lei vivrà il suo cambiamento grazie agli incontri con Erwin Schrödinger. Lui lo sogna, i suoi sogni poi diventano realtà all'interno del libro, e la cosa che mi è piaciuta fare è teorizzare il fatto che a 28 anni tutti noi abbiamo vissuto un cambiamento, abbiamo deciso qualcosa che ha sconvolto le nostre vite, che sia nell'ambito sentimentale o professionale. Ecco, Alice lo fa con l'aiuto della fisica quantistica. È una teoria incompleta quella che c'è, così come la vita delle persone, è per questo che uso la vita di Alice per spiegarla. Questa è la storia di una curiosa fotografia. Una fotografia che ci sembra di conoscere già, che ci sembra di avere già visto. Tutte le storie che hanno a che fare con la grande scienza sono la fisica e il teatro. Gabriella, sono le sue due passioni. Hanno qualcosa in comune? La fisica e il teatro, sì, è un linguaggio che ho creato io, è una nuova narrativa che ho dato alla fisica portando a teatro i miei racconti, quelli che scrivo all'interno dei miei libri. Lo faccio da sette anni, ho riempito i teatri più belli d'Italia, non soltanto in Italia, e la cosa mi dà tanta gratificazione e sono molto, molto felice di questa mia creazione, anche perché io sono fisica. E dunque, guardando in America quello che già succedeva con i fisici che portavano a teatro le loro storie, io mi sono inventata questa nuova modalità e continuerò a farlo, perché Erwin Schrödinger è stato l'ultimo e stiamo creando uno spettacolo teatrale per quando riapriranno i teatri. E poi andrò avanti, perché il mio riferimento sono quei fisici del XX secolo che hanno creato la fisica quantistica e vengono rappresentati in una fotografia che è il più importante ritrovo di cervelli della storia. E ne ho ancora tanti da raccontare. Grazie.